Questo manifesto funebre affisso giorni fa a Lecce ha fatto non poco scalpore. Sono stati proprio gli addetti alla cartellonistica ad annunciare, utilizzando il proprio mestiere, la morte delle aziende del settore della comunicazione, ringraziando di questo la provincia. L'ente, in un percorso proiettato a portare nei ranghi della legalità un settore per anni abbandonato all'oblio dell'abusivismo, ha deciso di applicare sanzioni e nuove tassazioni per regolamentarlo. Per chi rappresenta il settore, però, le nuove condizioni non permettono la sopravvivenza delle aziende. Il presidente Antonio Gabellone, a stretto giro, aveva risposto, dati alla mano, che solo nel 2012 la provincia ha compiuto oltre 2.500 accertamenti di abusi per cartelli illegittimamente apposti o la cui autorizzazione risultava scaduta, in alcuni casi da decenni. E ancora che, per venire incontro alle esigenze dei gestori sanzionati, è stata prevista una rateizzazione delle somme da versare. Gabellone ha letto su quei 6x3 un puro atto denigratorio nei confronti dell'ente che presiede. E ora gli addetti del settore rispondono con una lettera a firma di Valerio Melcore in rappresentanza del gruppo di operatori che va avanti in questa battaglia. Lettera nella quale si dà ragione a Gabellone su tutti i punti che riguardano l'abusivismo diffuso in cui il settore versava, ma di cui si attribuiscono le colpe anche allo stesso ente provincia, che in passato non ha vigilato e che avrebbe fatto diventare abusivi i cartelli irregolarmente autorizzati ed avrebbe favorito aziende che hanno proseguito il lavoro nell'irregolarità. L'amarezza più che la rabbia, l'amarezza per esserci fidato di un'istituzione che poi come dire, ha fatto molte promesse ma alla fine ci ha lasciato solamente l'amaro in bocca. E se oggi io come dire, dopo aver pagato quella sanzione che la provincia ci chiedeva di fare, dopo aver fatto quella transazione che ci doveva garantire un futuro, oggi non ho più un impianto sulle strade provinciali, e decido di entrare in un altro segmento della comunicazione, un motivo ci sarà. All'incontro era presente anche Giuseppe Ripa, già assessore ed oggi consigliere comunale e titolare di Grafiche, un'azienda oggi chiusa a causa crisi che si occupava di cartellonistica. Ha preso la parola dicendo che è vero che il momento di crisi contingente non permette di creare posti di lavoro, ma che va salvaguardato quello che già c'è sul territorio ed ha proposto di portare la questione all'attenzione del prefetto di Lecce. Per il presidente Gabellone però si è fuori tempo massimo, nel senso che la provincia ha messo un punto fermo per risolvere le situazioni pendenti del passato e stabilito delle regole per il futuro, sedendo al tavolo con gli stessi rappresentanti di categoria che quelle regole le hanno sottoscritte. Regole condivise, dice, che sono state portate in consiglio comunale e votate per sanare la situazione, tant'è che 162 soggetti hanno già fatto richiesta di aderire alla transazione.